due, tre, quattro. Sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Devo contare fino a 1000 dopo aver sentito queste dichiarazioni. L'altra volta ero con Vincenzo, non abbiamo giocato, no? Vincenzo mi ha chiesto mai paura di Lotito? Io gli ho detto sì, perché? Io ho detto non lo so. Il non lo so è spiegato. Avrete notato il tono, l'atteggiamento qual è? La Lazio è mia, la lascio a mio figlio, nessuno me la può prendere. Ricordatevi quello che è successo con le persone che sono andate in carcere quando c'è stata la storia di Chinaglia, quando sembrava quasi qualcuno ha tentato di far capire che era un reato pure ospita a Chinaglia che parlava, cioè non, che era una cosa veramente pazzesca. E quindi come ci sia questa continua aria che avevo detto prima e che mi arriva, no? Perché è chiaro che riguarda anche me, e ora vi spiego pure perché. Quest'area di minaccia, state attenti, nessuno me la leva, e guai se organizzate qualcosa perché io vi faccio andare in galera. Praticamente adesso non ci abbiamo più bisogno neanche di testimonianze, questa frase che lui ha detto la fa capire. Allora, cominciamo a chiarire un po' di cose. La regia, allora, presidente Lotito, per questo ho contato a lungo. E io mi sento un grande peccatore, ma cristiano, non cristiano tipo lei, no? Da facile moralismo. Io sono un cristiano che fa un sacco di errori. Però sono cristiano nel senso che mi tengo e non faccio cose eclatanti contro di lei. Però voglio soltanto ricordarle che non si può dire così. Non si può dire io me la tengo, io faccio quello che mi pare. È un patrimonio affettivo. Ma qualcuno te lo vuole insegnare che cosa sono i sentimenti? Non si può essere di vetro nella vita. Non si può dire questo è nero e questo è bianco quello che dico io, è bianco quello che faccio io, la morale è mia, chi mi va contro è un delinquente e deve andare in galera. Non è così la vita, sbagliamo tutti, caro Presidente, sbagliamo tutti. Lei non fa neanche una marcia indietro. Che cosa ha detto? Io ho fatto delle cose per i tifosi. Tra l'altro ha detto le due cose che con me neanche mi riguardano, perché sono le cose che manco mi piacciono, l'ho detto mille volte. Ha fatto la cosa dell'Aquila, perfetto, tanti bambini sono contenti, tutto bene. Io che amo gli animali, mi pare di aver detto contro tanti tifosi anche, che manco mi piaceva. La squadra, la prima squadra della capitale, ne ho fatto uno slogan, doveva arrivare lui per fare lo slogan della prima squadra come tale, che a me personalmente non mi è manco mai piaciuta, anche su questo ho litigato con tanti tifosi, perché non mi è mai piaciuta? Perché arriva prima o arriva dopo, non significa essere meglio o peggio, casomai mi fa più piacere, dico amici, io sono meglio di te perché sono della Lazio e tu sei della Roma, non perché sono nato prima, ma che vuol dire essere nato prima o no? Non ha senso, queste sono le due cose. Due ne ha citate. Queste due cose ha citato. Io cito un'altra cosa. Allora, io non sono organizzato da nessuno, non so neanche se c'è qualcuno che vuol prendere la Lazio. Io non farò mai parte, Presidente Lotito, io non farò mai parte di uno staff della Lazio a guadagnare soldi della Lazio. Non l'ho fatto in 35 anni di lavoro e non lo farò mai. Chiaro questo, non lo farò mai, per cui io non posso avere nessun interesse, sto in chiusura di carriera, ma che mi frega, è una cosa di mia passione, perché io glielo dico che cosa mi ha fatto lei e cosa ha fatto a tanta gente, ha levato la Lazio dal cuore, sa che vuol dire levare la Lazio dal cuore, come levare la Roma dal cuore, sa che cosa vuol dire? Vuol dire dimenticare le gioie della domenica che uno ha da bambino, quando vai allo stadio mano nella mano con papà e che mamma dice che è andata allo stadio, sì, vabbè, allora io vado a casa, ma che magari vai a vedere pure la Roma. Ma dai, almeno quando c'era Roma no, e papà ti portava pure a vedere la Roma. Ma io andavo, così come tanti bambini, con la gioia di stare con papà a tifare qualcosa per cui mio papà, che era più grande, scendeva da un piedistallo di padre ed era uguale a me, perché mi abbracciava e mi dava un bacio se la Lazio segnava un gol. Io sono 10 anni che non riesco più a provare questa cosa. Ho rimesso la sciarpa questa sera dopo 10 anni perché era una serata d'amore di laziali che non andavano più allo stadio. Perché per lei, lei non ha fatto niente di male. Ma evidentemente sarà un atteggiamento questo che il laziale non condivide? Marco Casoni, che ho intervistato prima di entrare alla Lazio, allo stadio stasera,
mi ha detto, papà, che insomma Gian Casoni, immagine di una signorilità che non finiva più, no? Giusto? Papà ha avuto una volta a che fare con lo Tito e io pensavo ha lavorato, che è finito in maleducazione, mi ha detto Marco Casoni. E non mi dissocio perché me l'ha detto Marco, e a Marco gliel'ha detto il papà, che non c'è più, e chiedo testimonianza a 1 milione di laziali su quello che era Gian Casoni. Vero Giancarlo? Vero Vincenzo? Ecco, questa era una Lazio. Io non l'accuso di niente, io non gli dico lei deve finire qua, non le dico, io non sopporto neanche il deve morire dallo stadio, io non lo urlo mai, anche se lei in una intercettazione sì privata che è uscita fuori augurava a me la morte, lei presidente così cristiano che augura la morte a un altro. Stefano Pantano, sapete che mi ha detto? Mi ha detto vabbè mica, ma era una telefonata privata. E che vuol dire? Ma scusatemi, ma se io in una telefonata privata dico i morti a Vincenzo D'Amico e conosco i genitori di Vincenzo D'Amico, Vincenzo D'Amico mi dice, ah Michele non sono arrabbiato con te perché era una telefonata privata quella intercettata, vero Vincenzo che mi dici così? No, tu vieni da me e mi sputi in faccia come giusto che sia. Non l'altro, presidente. Guardi, io non credo che lei mi possa denunciare per il mio sfogo di questa sera, altrimenti dovrebbe fare una denuncia, la denuncia di un povero idiota ancora innamorato di pallone e innamorato di un'idea che era quella della Lazio, così come può essere dell'amore per loro. Se mi vuol denunciare per questo, ben felice, mi prendo volentieri questa denuncia. Il mio è stato ancora una volta un attestato di contestazione forte, tra virgolette, violenta, ma d'amore, caro Presidente Lotito.